Lo chiamano Rambo, segno questo di un linguaggio che sottolinea le libertà anche di espressione nella nuova patria di Dubček, ma il suo nome è Tomas Kurapi, 25 anni, dello Sparta Praga, da stasera nuovo capocannoniere del Mondiale, ma soprattutto nuovo uomo mercato del calcio internazionale. Idolo dei tifosi e soprattutto delle tifosine, Kurapi è l'autore dei 3 dei 4 gol con i quali la Cecoslovacchia a Bari elimina la Costa Rica e passa ai quarti. L'impegno per un altro miracolo, la Costa Rica l'ha messo fin dal primo minuto di gioco, ma la consistenza atletica dei panzer cecoslovacchi si concretizza ben presto con un gol di Kurapi. Undicesimo del primo tempo, schema classico della formazione di Venglos, dalla sinistra un cross e il colpo di testa imperioso di Kurapi che becca l'angolo basso alla sinistra del debuttante portiere costaricano Barrentes. È l'1-0, la Costa Rica replica in impegno ed agilità e va vicinissima al pari al 35esimo, quando il portiere cecoslovacco Steiskal è costretto ad uscire sul lanciatissimo Cagliasso. Velocità, pressing e, come detto, agilità bastano ai giocatori di Milutinovic per raggiungere la parità momentanea al decimo del secondo tempo, con un bel colpo di testa di Gonzales. La Cecoslovacchia ha qualche attimo di sbandamento, ma il suo è calcio robusto e tatticamente concreto. Bloccati il 22enne Medford, i bianchi vanno in rete ancora con Rambo Kurapi, che questa volta realizza con un colpo di testa più di agilità che di potenza. Dal 2-1 al 3-1 trascorrono 13 minuti. Una punizione guadagnata da capitano Hasek viene trasformata dal fiorentino Kubik, 3-1. Ma la Cecoslovacchia dilaga e Kurapi fa poker per la squadra e tris pieno per se stesso al 37esimo, ancora con il suo colpo migliore, quello di testa. Finale Cecoslovacchia 4, Costa Rica 1.